Protesta questa mattina dinanzi la provincia di Pescara degli studenti dell'alberghiero De Cecco. Quali i motivi di questa protesta? Il principale, quello per cui oggi siamo qui a manifestare, è il fatto che la provincia abbia, diciamo, stanziato dei soldi, però senza chiederci a noi se per noi andava bene, e li ha stanziati per costruire una nuova struttura a Villa Reia di Cepagatti, vicino all'ex all'attuale agrario di Cepagatti, così da accolpare l'alberghiero De Cecco di Pescara con l'agrario di Cepagatti e fare un'unica scuola. Il problema principale qual è? Che noi abbiamo molti ragazzi che si spostano dai paesi limitrofi e per andare a Villa Reia dovrebbero scendere prima a Pescara, prendere poi un altro pullman da Pescara che li porta a Villa Reia, perché non c'è un collegamento diretto ai paesetti interni alla nostra regione. In più noi abbiamo dei ragazzi anche del convitto che vengono da fuori regione. Questi ragazzi ogni settimana vengono, vanno avanti e indietro. Andare a Villa Reia per loro sarebbe un problema non piccolo ma grande. Noi la sede unica la vorremmo a Pescara, perché l'alberghiero è di Pescara, è una scuola di Pescara, è il grande polmone dell'Abruzzo che è a Pescara. Ci hanno fatto tante promesse sui nuovi laboratori, sulla nuova palestra, e l'unica promessa che hanno mantenuto è una nuova sede con la fregatura di mandarci a Villa Reia. Assessore Di Matteo, i ragazzi dell'alberghiero stanno manifestando ma hanno apprezzato molto la disponibilità sua della regione ad intraprendere un percorso condiviso. Vogliono una struttura adeguata, perché per tanti anni sono stati messi in strutture inadeguate. Le istituzioni hanno fatto una proposta che loro possono o non possono accettare. Se non l'accetto vuol dire che faremo un altro tipo di intervento. Come progetto di massimo intorno ai 6 milioni e mezzo di intervento, sarà un intervento completamente innovativo. Sono state deliberate anche altre ipotesi su altre province, per cui gli importi complessivi saranno superiori a quelli delle disponibilità per la regione. Noi manderemo i nostri progetti al Ministero, che li inserirà in via prioritaria per le qualità che sono, le progettualità che presentiamo, per le qualità che hanno, per cui la scelta sarà fatta poi dal Ministero.